c'è anche l'amata motocicletta, sua ultima compagna di viaggio, nell'epigrafe che annuncia la data e il luogo del funerale di Giacomo Luigi Zotta, 64enne di Marano Vicentino, morto domenica 28 maggio mentre rientrava verso casa per il compleanno del figlio minore dopo una gita con gli amici sul lago di Garda. Il luogo scelto dalla famiglia, composta da moglie e due figli maschi, per la celebrazione di commiato è la piccola chiesa di Priabona a Monte di Malo, posto caro a Giacomo che da quelle parti era cresciuto. La funzione religiosa si tiene oggi pomeriggio alle 15 alla presenza di familiari, parenti, amici, ex colleghi e in prima fila i compagni di passione per la moto, i componenti del motoclub Priabona. Una morte tragica con dei punti ancora da chiarire, quella del pensionato appassionato delle due ruote che prima ha suscitato un ampio cordoglio tra Monte di Malo e Marano, le due comunità dove il 64enne da pochi mesi a riposo dal lavoro era conosciuto e che in seguito alla notizia dell'iscrizione a registro degli indagati di un 19enne di Piovene ha suscitato clamore sui media locali viste le dinamiche non ancora chiare. Esclusa questa una certezza che l'ipotesi della prima ora, vale a dire un malore alla guida per la vittima, abbia in qualche modo contribuito alla disgrazia. Ad affermarlo a una settimana dall'incidente lo studio che segue gli interessi della famiglia Zotta, sulla base dell'esito dell'autopsia effettuata sabato 3 giugno, allo stesso modo dai rilievi posti in campo dalla polizia locale e dagli atti in mano alla procura, si è ricostruito quella domenica poco prima delle 19 si trovavano contemporaneamente tre veicoli in via degli Alpini a Marano, tutti in qualche modo coinvolti nel dramma, due auto e la moto Honda. Il Centauro Priabonese avrebbe operato una manovra improvvisa fuori sede stradale di istinto per evitare l'impatto con uno dei due veicoli impegnati in un sorpasso forse azzardato finendo in un campo adiacente o essere stato urtato cadendo sulla terra dura senza possibilità di sopravvivenza morendo sul colpo. Si dovrà attendere la chiusura dell'indagine per avere risposte definitive e procedere per il capo di imputazione di omicidio stradale contro il giovane piovenese, ad oggi persona indagata.